Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo ancora su Conte Dracula, ovviamente. Andiamo a continuare. La puntata. Eravamo rimasti che cercavamo acqua piovana. Dunque, no, aspetta, van. Dunque, avevamo lo specchio con condensa. Dunque, vi avverto, sono invasa dalle mosche anche oggi. Fiaschetta con condensa, perfetto. Perché quest'anno non ci sono le zanzare come di solito. Ci sono le mosche. Ora noi andremo a parlare con Gandalf. Ti ascolto, figlio mio. Figlio mio, intanto lo vai a dire. Ecco un po' d'acqua proveniente dal cielo che non ha toccato terra. Dovrebbe andar bene. I cieli ti proteggano, figlio mio. Grazie. Adesso posso benedire quest'acqua. Benedici. Vieni, figliolo. Dovrai entrare da solo. Benedici. Nel frattempo io rimarrò a pregare nella cappella e reciterò i riti necessari ad aprire il sigillo. Va bene. Che cosa avete cosa trovato? Avete visto? Una bambina innocente morì in questo luogo dannato. Benché fosse musulmana, ora ha una tomba cristiana. Va contro la tradizione, ma almeno la sua anima potrà riposare in pace. Morì per mano di un insaziabile mostro. Ciò nonostante la sua famiglia non è a conoscenza della verità. Che devo fare? Tu ne sai più di me di queste cose. Sono sicuro che qualunque sia la tua decisione, sarà quella giusta. Intanto prova a dimmelo tu che devo fare. Dopo aver superato la croce, che altro devo fare? Troverai un passaggio segreto proprio dietro la croce. Per aprirlo dovrai posizionare un deben d'oro e un in di sangue maledetto in un bacino. In seguito, quando le piramidi saranno collocate secondo l'ordine di Giza, il sole ne illuminerà le cime. Avete capito? Mi fa piacere. Arrivederci, Erodoto. Che il cielo ti protegga, figliolo. Ciao, Gandalf. Non ti arrendere. Mai. Devo tornare al tempio. Ora sono pronto. Sì, noi andremo al tempio. È morto sto cammello, no. Entreremo nel nostro passaggio. Cioè, io ho un po' capito poco. Spinge nera. L'acqua santa. Piramide. Disco solare. Ostia. Vabbè. Diciamo che questo scheletro non... Sì, l'abbiamo già visto l'altra volta, Pischello. Allora, torneremo su di qui. Bene. Non c'è più la cadavera. Dov'è la cadavera? Credo che sia giunto il momento di un altro rompimento di palle. Allora, questo ovviamente lo mettiamo qui. Questo un recipiente. Recipiente, ci mettiamo l'acqua. L'ho trovato. Bene. Questa cassa puzza d'aglio. Aglio. Perfetto. Non è così difficile, dai. In questo ricettacolo ci sono resti di vetro. Vetro, ce l'abbiamo. Vai via, mosca. Vai via. Perfetto. Vai. Ma dai, ma in mezzo al naso, secondo te? E qui. Bene, tutti gli oggetti sono posizionati. Adesso devo pronunciare le parole che Erodoto mi ha insegnato.
Sinsalabim era meglio. Wow! Bello sto posto. C'è qualcosa dentro. E guardaci. Un deben di rame uguale a quello del museo. Il deben. Mi serve qualcos'altro. E perché? Una statua rotta del dio Sokar. Una bestemmia sembra. Tagliamo la testa. Così. Perché ci va. Una statua rotta del dio Sokar. Spavento. Cosa abbiamo trovato? La punta di una lancia decorata. Deve essere l'arma magica di cui parlava il geroglifico. Arma magica. Un misterioso vortice d'acqua. Capito. Ho capito. Qui la superficie sembra abbastanza regolare. Posso appoggiarci la mia bilancia. Oddio mio, me lo sento che dobbiamo pesare quelle cosette. Mi era andata troppo bene. 13,6 grammi di oro. Forse questo mi potrebbe servire. Lo prendo. Prende tutto. Un disegno con 3 piramidi, ognuna illuminata da un raggio di luce. Ah, non vedo nulla. Ho bisogno di luce. E c'hai la torcia. A quanto pare devo trovare le piramidi giuste. Vediamo. Pare facile. Questa cosa. Cazzo, che spaura. Giusto questo. Questo no. Questo manco. Manco parlarne. Questa no, è troppo grande. Questa ti piace? Allora non ti piace. Te pare il telefono. Questa no. È troppo grande. Però così andava bene. No. A me piaceva quella.
manco questo. Sì. Santa pace. Sì, ciao. Mo non mi ricordo più quale ho preso. Vai via, mosca, vai via. Schifo. Ricominciamo. Ma che ne so io, le piramidi. Questa è perfetta, così com'è. Questa... ma se sposto così... Poi questa non è più perfetta. Cangoscia, ragazzi, cangoscia. Cangoscia. Ora è giusto qui? Sì. Questa no. Proviamo a cambiare questa con questa. Guarda l'altro. Tararam. Questa è abinorme. Perché? Dai, è una di queste tre. Cioè... Ok, lavorerò così. Scusa una cosa.
Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Questa è quella enormissima che non conta niente. Questa è sempre quella di prima. No, più grande. Allora fammi provare. Prova che... È infattibile questa cosa. Tre miliardi di ore spese della mia vita per una piramide. Ti piace questo? Non tanto. Questa? Un po' di più. Questa per niente. Vai via, mosca. Questa ti piace? No. Non detto. Questa è abnorme anche lei. Minchia. Questa manca. Perfetto. Che spavento. Ma perfetto cosa? Ma dai. Ma questo gioco, boh, non lo so. Ogni tanto va come gli pare. Questi geroglifici mi ricordano qualcosa. None. Cosa ti ricordano? Cosa ti ricordano? Dimmi. Documenti geroglifici, che ho detto geroglifici. Allora, perfetto. Era più semplice di quanto pensassi. Sangue. Sangue. Sangue, raccogliamo un po' di sangue. Mi serve qualcosa. Che abbiamo? Contenitore. Gli piace. Beh, abbiamo raccolto un po' di sangue, meraviglia delle meraviglie. Potrebbe essermi utile. Sì, senz'altro.
Potrebbe essermi utile. Anche questo, senz'altro. Questa canoa funeraria sembra abbastanza resistente. Va bene. Sembrano egiziane, ma... Dai. Sono orribili e... oscene. Sì, bello tu. Dai, vieni qua. Che dobbiamo fare ora? Ah, sì, quella cosa con... la bilancia. Sono contenta. Cos'è? Ah, qui dobbiamo prendere l'oro. E 64 e 60. Qui ci abbiamo la bacinella. Aspettate. Cosa diceva Cosoli? Museo. Lui ce l'aveva detto, il tizio del museo, i pesi. Quindi non mi servirebbe a niente. Scherzavo, facevo per finta. Allora, l'oro ormai è messo. Perfetto. Prendo degli spaventi quando dice perfetto. Sì, cosa abbiamo concluso? Ah, che abbiamo la quantità necessaria e il sangue che ci serve. Perfetto, passiamo alla prossima mossa. Qual è la prossima mossa? Buttiamo il Deben? Sì. L'acqua si è trasformata in sabbia.
l'oceano è in oro, in sabbia. Mi serve qualcos'altro. Che te devo da coso? Una sbarrata nei denti ti do. Lo fa. Significherebbe che questo è il deserto, queste le piramidi. Ah, e qui. Mo mi si è aperta una porta. L'ho trovato. L'ordine delle piramidi di Giza. Quello aprirà la porta segreta. Ah. Però io, visto che ho fatto tante belle cose, direi che a questo punto ci fermiamo. Perché, come mi dite voi, le mie puntate durano assai molto. E allora, ragazzi, sono molto soddisfattissima. Direi di salvare la nostra partitella. Yes. Mi sento proprio ispirata oggi. Preparerei un'altra puntata. No, per oggi direi che è sufficiente. Sono abbastanza contenta. Abbiamo fatto un sacco di cose a culo. È sempre a culo, ovviamente, perché cioè... trovare il peso giusto dell'oro, per fortuna avevamo tre cose, ci è andata bene così. E, perfetto ragazzi, io vi invito a seguire la prossima puntata perché non lo so, io voglio vedere ancora il Conte Dracula e mi sa tanto però che non lo so, io la vedo male per lui. Comunque non si sa mai. Spero che Van Helsing ci lasci così, casualmente le penne all'arrabbiata. Babua raga, vi saluto qua alla prossima puntata di Dracula Origin. Ciao a tutti!